Giornata secondo molti tifosi il protagonista, Tati Castellanos, benvenuto. Sì, Cristiano, siamo qui con probabilmente l'MVP di questa sfida. Tati, anzitutto ti chiedo che emozione è stata, perché insomma immagino che il tuo primo gol con la Lazio lo sognavi proprio così, sotto la Nord e con una vittoria all'ultimo respiro. Sí, bueno, la verdad que una emoción linda, bella, una partida emocionante por tutti. Niente, felice por mi primo gol en el Olímpico. Anche sul tuo gol, perché vedendolo in televisione può sembrare facile, però comunque la palla ti rimbalza davanti, insomma, non è stato poi un gol così facile come poteva sembrare a primo impatto. Sí, era una palla difficile. Pero nada, es fácil de marcar y niente, ahora a disfrutar los días libres y nada, muy contento por la escuadra. All'ultimo poi eri stanco, avevi anche i crampi, però sei andato a saltare su quel pallone per l'assist poi a Vesino. È stata, insomma, immagino una settimana magica per la Lazio, perché insomma tra Celtic e oggi vittoria all'ultimo respiro, vittorie pesanti. Sì, era difficile, una partita difficile, Atalanta giocava bene e niente, disfrutare ora con la nostra gente, con la famiglia e a seguir lavorando. Cristiano, ti volevo chiedere, Tati, ha cambiato qualcosa il gol di Glasgow, il gol di Pedro, nella vostra testa? Vi ha un po' sbloccato, vi ha aiutato ad uscire da un momento difficile? Sí, sabíamos que debía ser en español mejor, Sí. Nada, sí, difícil, sabíamos que bueno, veníamos de un partido de Champions que bueno, era muy complicado y necesitábamos también seguir en esta racha de ganar, de vencer también acá con nuestra gente y bueno, muy feliz también por todo el momento que estamos pasando con el equipo. Mister Sarri ha detto prima della partita, ai microfoni di DAZN, ha detto è un'occasione che Tati si è conquistato per come lavora e per le sue caratteristiche. Qualcuno ti aspettava da tempo, no, protagonista. Hai avuto pazienza? Che momento è stato quello di attendere l'occasione e come ti sei sentito oggi alla prima titolare all'Olimpico? Perché avevi comunque già esordito a Milano, ma a Roma davanti al tuo pubblico, no, era una sensazione nuova, diversa. Sí, muy cansado, cansado. Sabíamos que era un partido complicado con un gran equipo como Atalanta, juega bien. Y bueno, nada, feliz por esta victoria. Necesitamos para descansar ahora con todos los chicos que van a la selección y ahora con los chicos que nos quedamos acá tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando y nada, a disfrutar este momento lindo. Buon riposo e grazie.